Nella prima lettera di San Paolo Apostolo ai Tessalonicesi: Non vogliamo, fratelli, lasciarvi nell'ignoranza a proposito di quelli che sono morti, perché non siate tristi come gli altri che non hanno speranza. Se infatti crediamo che Gesù è morto e risorto, così anche Dio, per mezzo di Gesù, radunerà con lui coloro che sono morti. Sulla parola del Signore, infatti, vi diciamo questo. Noi che viviamo e che saremo ancora in vita alla venuta del Signore, non avremo alcuna precedenza su quelli che sono morti, perché il Signore stesso ha un ordine, alla voce dell'arcangelo e al suono della tromba di Dio discenderà dal cielo, e prima risorgeranno i morti in Cristo. Quindi noi che viviamo e che saremo ancora in vita, verremo rapiti insieme con loro nelle nubi per andare incontro al Signore in alto. E così per sempre saremo con il Signore. Confortatevi dunque a vicenda con queste parole. Sia lodato Gesù Cristo, sempre sia lodato. Eccoci giunti lunedì 4 settembre 2023. Abbiamo ascoltato la prima lettura tratta dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Tessalonicesi, capitolo 4, versetti 13-18. Proseguiamo la nostra lettura del libro Sequela di Bonhoeffer. Abbiamo iniziato ieri un nuovo capitoletto intitolato La sequela e il singolo. Nella chiamata di Gesù è già avvenuta la rottura con le condizioni naturali in cui l'uomo vive. Rottura, scrive, che non è compiuta da colui che è nella sequela, ma che Cristo stesso ha già realizzato nel momento in cui lo chiama. Cristo ha svincolato l'uomo dalla sua immediatezza nei confronti del mondo e lo ha posto nella immediatezza con se stesso. Nessun uomo può seguire Cristo senza riconoscere e accettare la rottura già compiuta. Non è l'arbitrio di una vita guidata dal proprio volere, ma Cristo stesso guidare il discepolo in tale rottura. Allora, cosa ci dice Bonhoeffer in queste righe? La rottura con le condizioni naturali in cui l'uomo vive, la rottura con l'immediatezza nei confronti del mondo non avviene per opera del discepolo, ma avviene per opera di Gesù. È lui che nel momento in cui chiama il discepolo compie questa rottura, cioè lo svincola da questa immediatezza verso il mondo per metterlo nella immediatezza verso di sé, verso Gesù. Quindi riconoscere e accettare questa rottura è fondamentale per poter seguire il Signore. Per cui non è legato al nostro arbitrio, alla nostra, come dirvi, al nostro volere, scrive Bonhoeffer, ma è proprio Gesù che guida verso questa rottura. Scrive Bonhoeffer, perché deve accadere questo? Non dice, ma che bisogno c'è che ci sia questa rottura? E poi, uno si può anche chiedere, ma andiamo avanti, adesso vedete.
perché non c'è una crescita continua dall'interno, un lento processo di santificazione che porti dagli ordinamenti naturali alla comunione con Cristo? Che tipo di forza perturbatrice si pone qui fra l'uomo e gli ordinamenti della sua vita naturale dati da Dio? Questa frattura non è forse un metodismo legalista? Non è quel triste disprezzo dei buoni doni di Dio che è totalmente estraneo alla libertà del cristiano? Sono delle domande che Bonhoeffer pone a proposito della rottura. È vero, lui scrive, qualcosa si frappone fra chi è chiamato da Cristo e i dati della sua vita naturale. Ma non si tratta di qualcuno che faccia oggetto la vita di un triste disprezzo, né di una legge della pietà religiosa. Si tratta invece della stessa vita e del Vangelo, si tratta di Cristo stesso. Con la sua incarnazione, egli si è posto fra me e le realtà fattuali del mondo. Non posso più tornare indietro. Egli è in mezzo. A quanti egli chiama, sottrae ogni immediatezza nei confronti di queste realtà fatturali. Egli vuole essere il mezzo. Tutto deve avvenire solo attraverso di lui. Egli non si frappone soltanto fra me e Dio, ma proprio per questo egli sta anche in mezzo fra me e il mondo, fra me e gli altri uomini e le cose. Egli è il mediatore, non solo fra Dio e l'uomo, ma anche fra uomo e uomo, fra uomo e realtà. Poiché il mondo è stato creato per mezzo di lui, in vista di lui, egli è l'unico mediatore del mondo. Da Cristo in poi, l'uomo non ha più alcun rapporto immediato, né con Dio né con il mondo. Egli vuole essere il mediatore. Molto bella questa riflessione, eh? Quindi, perché deve accadere questo? Perché questa rottura? E qui Bonhoeffer dice, pone delle domande retoriche che hanno già in sé la loro risposta, ma quindi non c'entra nulla una crescita continua dall'interno, un lento processo. Poi lui dice che tipo di forza perturbatrice si pone fra l'uomo e gli ordinamenti della vita naturale. Poi dice, guardate che non c'entra niente questa rottura con il disprezzo dei doni di Dio. Nulla. Però è vero che c'è qualcosa che si frappone fra chi è chiamato da Dio e la sua vita naturale. Quindi, non c'entra il triste disprezzo, non c'entra la legge della pietà religiosa. Si tratta invece della stessa vita e del Vangelo, si tratta di Cristo stesso. Questo si frappone. Fra me e tutto il resto si mette in mezzo Gesù attraverso la sua incarnazione. È da lì
che lui si è messo in mezzo. E quindi sottrae ogni immediatezza nei confronti della realtà fattuale. Tutto deve avvenire solo attraverso di lui. Anche il mio rapporto con Dio avviene e deve avvenire attraverso Gesù. Perché lui è il mediatore. Capite? Qui non possiamo non ricordare, non pensare alle bellissime riflessioni e al bellissimo messaggio di Santa Teresa d'Avila proprio sulla centralità e l'importanza dell'umanità di Gesù. Quindi Gesù è il mediatore. Andiamo avanti. In effetti, scrive, ci sono idoli a sufficienza che si offrono all'uomo garantendogli un accesso immediato a se stessi. E il mondo cerca in effetti in tutti i modi di mettersi in rapporto immediato all'uomo. Ma qui appunto c'è l'ostilità a Cristo, il mediatore. Idoli e mondo vogliono strappare a Cristo ciò che egli ha tolto loro, cioè di essere essi soli in rapporto di immediatezza con l'uomo. La rottura con i rapporti immediati del mondo non è altro che il riconoscimento di Cristo come figlio di Dio, cioè come mediatore. Non è mai un atto arbitrario in cui uno possa dichiararsi libero dei vincoli del mondo in nome di qualche ideale, di un ideale più alto che ne sostituisce uno più basso. Sarebbe fanatismo, atto arbitrario. Anzi, ancora una volta, immediatezza al mondo. Solo il riconoscimento di un fatto compiuto, cioè che Gesù è il mediatore, separa il discepolo di Gesù dal mondo degli uomini e delle cose. La chiamata di Gesù, se intesa non come ideale, ma come parola del mediatore, porta a compimento in me questa rottura già avvenuta con il mondo. Se si trattasse di soppesare degli ideali, si dovrebbe in ogni modo cercare un accomodamento che probabilmente finirebbe per essere a favore di un ideale cristiano, ma non potrebbe mai essere univoco. Dal punto di vista dell'idealità, delle responsabilità della vita, non sarebbe possibile giustificare la svalutazione radicale degli ordinamenti naturali della vita nei confronti di un ideale cristiano di vita. Anzi, ci sarebbe molto da dire a favore di una valutazione opposta. Ben inteso anche e proprio dal punto di vista di un'idealità cristiana, di un'etica cristiana della responsabilità della coscienza. Ma siccome non si tratta affatto di ideali, di valutazioni di responsabilità, bensì di fatti compiuti del loro riconoscimento, dunque della stessa persona del mediatore che si è posto fra noi e il mondo, perciò c'è posto solo per la rottura con l'immediatezza della vita. Colui che è chiamato deve diventare, al cospetto del mediatore, un singolo. Dunque, Bonhoeffer ci dice che abbiamo degli idoli, ci sono degli idoli. E questi idoli che cosa fanno? Offrono all'uomo un accesso immediato a se stesso, un accesso immediato con il mondo. Ma il problema qual è? Il problema è che in questa maniera si viene a creare l'ostilità a Gesù, che è invece il mediatore. Cioè, gli idoli e il mondo
vogliono strappare a Gesù ciò che lui ha tolto loro. Cioè, tutta la questione è sull'immediatezza. Il mondo, gli idoli, la carne, eccetera, eccetera, vogliono avere un rapporto immediato. Non vogliono che ci sia in mezzo Gesù. Ma se noi permettiamo un rapporto immediato, noi dobbiamo per forza entrare in una ostilità verso Gesù. È così, è una legge. Capite? C'è una proprio, c'è un'inimicizia, c'è una, sì, un'ostilità tra Cristo, gli idoli e il mondo. Perché? Perché Cristo ha strappato agli idoli e al mondo ciò che è loro proprio, cioè la volontà di un rapporto immediato con gli uomini. E Gesù dice: no, io, il Verbo con l'incarnazione, cosa dice? Dice: da adesso il mediatore sono io. Non è più possibile, pena entrare in ostilità con me, non è più possibile un rapporto immediato col mondo. Questa immediatezza non si dà più, perché di fatto, essendo io il mediatore, io Gesù intercetto questo rapporto, lo interrompo, uomo, mondo, idoli, intercetto questo rapporto, lo rompo, ecco la rottura, perché mi metto in mezzo come mediatore, cioè io divento il mediatore tra l'uomo e il mondo, gli idoli, le realtà naturali e quant'altro. Ovviamente il mondo, gli idoli, eccetera, non accettano di buon grado questa cosa. Ma la rottura, proprio questa rottura dei rapporti immediati del mondo con il mondo, che cosa esprime? Cioè l'accettazione della mediazione di Cristo, che cosa esprime? Esprime il riconoscimento di Cristo come figlio di Dio. Diventa l'atto di fede solenne. Al di là di mille parole, quando io accetto che Gesù sia l'unico, insostituibile mediatore tra me e tutto il resto, io sto facendo l'atto di fede più eroico possibile, perché sto riconoscendo Gesù come figlio di Dio, come l'unico mediatore. E ovviamente tutto questo non viene da me, non viene da un ideale, viene da Gesù, dalla chiamata di Gesù, che non è un ideale. Beh, chi ha vissuto nella sua vita veramente questa chiamata del Signore alla sequela sa che non è un ideale e che non viene da lui, lo sa benissimo. Le cicatrici che porta addosso sono la testimonianza che non viene da lui, perché da solo non se ne sarebbe mai fatte. E questa chiamata porta a compimento proprio questa rottura, cioè porta a compimento il riconoscimento di Gesù come mediatore. Che cosa succede? Nel momento in cui io accetto la mediazione di Gesù, quindi accetto la frattura, la rottura col mondo, che cosa accade col mondo, con l'immediatezza della vita, eccetera, eccetera, quello che abbiamo già detto? Che cosa accade? Accade che al cospetto del mediatore io divento una singolarità. Ecco, vedete dove matura questa singolarità?
di cui abbiamo cominciato a parlare, proprio ieri, questa singolarità matura, abbiamo visto ieri, stavo rileggendo le parole esatte, al cospetto di Gesù, guardando lui solo, e oggi aggiungiamo, e quindi accettando Gesù come mediatore. Vedete, in questo rapporto singolare tra il discepolo e Gesù, stando al suo cospetto e non fuggendolo, non cercando compensazioni e scuse, Gesù diventa il mediatore e in questa maniera matura la mia singolarità. Voi capite che il mondo fa di tutto, ma proprio di tutto, per evitare che Gesù diventi mediatore e che ci sia invece un'immediatezza tra me e il mondo. Perché devo filtrare tutto attraverso Gesù? Perché devo mediare tutto attraverso Gesù? No. Perché devo vivere nell'obbedienza? Ricordate nei giorni scorsi? L'obbedienza del fanciullo? L'obbedienza del fanciullo è un altro modo di esprimere il riconoscimento di questa mediazione. Mentre il mondo ti dice, no, tu non devi obbedire, tu devi fare quello che vuoi. Perché devo passare attraverso Gesù nel rapporto con mia madre, con mio padre, con mia moglie, con i figli, i fratelli, la sorella, con la mia vita? Ricordate, questo capitolo inizia proprio con Luca 14, 26. Se uno viene a me e non odia suo padre, sua madre. Capite perché parla di odio? Non perché io sono chiamato da Gesù ad andare a uccidere queste persone, ovviamente, ma parla di odio perché fa riferimento a quell'ostilità di cui vi ho parlato poc'anzi, di cui Bonhoeffer ci ha parlato poc'anzi. Cioè, l'odio è ciò che esprime il rifiuto, il rinnegamento della immediatezza del rapporto con il padre, la madre, la moglie, i figli, i fratelli, le sorelle, la mia vita. Questo è il punto. Quindi, in mezzo tra tutte queste relazioni, ci deve essere il mediatore. È Gesù. Quindi l'odio colpisce non la persona, ovviamente. Gesù non è venuto a insegnarci a odiare il proprio padre. L'odio non colpisce la persona di mio padre, ma l'odio colpisce l'immediatezza della relazione. Cioè l'odio colpisce l'ostilità che queste relazioni vorrebbero manifestare verso Gesù, proponendoci un'immediatezza tra noi e loro. E invece il discepolo dice no. Con tutte le realtà che mi circondano, io entrerò in relazione, grazie all'incarnazione, a partire dall'incarnazione, a motivo dell'incarnazione, io entro in relazione attraverso Gesù. Gesù sarà il mio mediatore. Sarà lui che medierà queste relazioni. Forse sarà per questo che si cerca in ogni modo di eliminare Gesù dalla nostra vita e dalla nostra società. Gesù è il terzo incomodo. Togliamo Gesù. Parliamo di tutto, ma non di Gesù.
Certo, perché se tu permetti a Gesù di svolgere il suo compito, che è quello di essere il mediatore, cambia tutto. Ovviamente cambia la vita, per forza. E ovviamente cambiano le relazioni, per forza. Perché sono tutte, come dire, modellate sulla persona di Gesù, sono tutte espresse attraverso il messaggio evangelico di Gesù, attraverso la passione di Gesù, attraverso la morte in croce di Gesù, eccetera. Capite che cambia tutto? Cambia la vita, ma cambia radicalmente, ma non cambia in nome appunto di un ideale. Vedete? Lo vedremo a breve. Cioè, andiamo avanti. Adesso vedete, sentite cosa dice. Dunque, colui che è chiamato da Gesù apprende di essere stato vittima di un equivoco nel suo rapporto con il mondo. Bellissimo questa cosa, eh? Vittima di un equivoco. Nel momento in cui Gesù ti chiama, capisci che tu sei stato vittima di un equivoco. Qual è l'equivoco? È l'immediatezza. Questo è l'equivoco. L'immediatezza. Essa gli ha impedito la fede e l'obbedienza. Guardate, esattamente quello che abbiamo appena detto. Lo so, lo so. Qualcuno dirà, ma padre Giorgio se le legge prima e quindi ci fa le anticipazioni e poi fa finta di essere sorpreso. Non è così. Non è così. Ma a me non interessa. Ognuno pensi quel che vuole. Ciò che a me interessa è quello che pensa Dio. E soprattutto ciò che mi fa piacere è vedere come anche per me, perché anch'io sono a scuola, mentre sono qua che vi spiego queste cose, io non mi sento in cattedra, mi sento seduto ai banchi con voi e che cerco così di comunicarvi quello che io capisco e mi fa piacere perché sentendomi anch'io a scuola come voi, quando vedo certe cose come adesso vi leggerò, quelle che sto leggendo adesso, è un po' come quando tu hai fatto un'espressione o risolvi un problema di matematica e poi, sapete, una volta nei libri, adesso non so se è ancora così, una volta nei libri, in fondo, al contrario, c'erano tutte le soluzioni, no? E a me piaceva tantissimo finire i miei problemi, i miei compiti di matematica, per la quale non ho mai avuto, devo confessare, una grandissima passione, e quindi finivo i miei compiti e poi andavo in fondo a vedere se avevo fatto giusto. No? Non è che lo guardavo prima, lo guardavo dopo. Mi veniva la tentazione di guardare prima, però non era bello far così. E proprio dopo alla fine andavo a guardare e dicevo, ho fatto giusto, va bene, il problema è a posto, è risolto. E così anche qui con Bonio Enfermi fa piacere perché io vi dico quello che mi viene in mente mentre leggo le cose e poi magari, non sempre, ma poi magari un po' di righe dopo, Bonio Enfermi ridice la stessa cosa che vi ho appena detto, non perché io ho la levatura filosofica, teologica di Bonhoeffer, ma semplicemente questo vi fa capire come anche noi persone semplici riusciamo a poter arrivare alle stesse conclusioni dei grandi teologi mettendo semplicemente le cose una in fila all'altra, no? Attraverso la logica. Il risultato è uguale, magari lo diremo con parole diverse, ma il risultato è quello. Perché se si segue Gesù, si segue il Logos, e quindi se arriverà prima, se arriverà dopo, se arriverà per una via, se arriverà per un'altra, ma si arriva a tutte alla stessa conclusione. Quindi lui dice, innanzitutto, quando tu vieni chiamato, tu ti accorgi di essere vittima di un equivoco. Qual è l'immediatezza? Vedete il tema, il problema grosso è l'immediatezza.
È l'immediatezza che impedisce la fede e l'obbedienza. Vi ricordate che prima vi ho detto è un atto di fede eroico, no? Quando vi ho parlato del riconoscimento di Gesù come figlio di Dio, no? Vi ho detto questo è proprio un atto di fede eroico, un supremo atto di fede. E quindi lui dice, e poi vi ho parlato dell'obbedienza dei semplici, no? Dei piccoli. Ecco, lui dice, essa gli ha impedito la fede e l'obbedienza. L'immediatezza impedisce questo. Quindi se noi accettiamo la mediazione, che cosa viviamo? Viviamo di fede e di obbedienza. E prosegue. Ora sa che anche nei vincoli più stretti della sua vita personale, ecco, attenti adesso, il vincolo di sangue con il padre, la madre, con i figli, i fratelli, le sorelle, la moglie, coniugare, le responsabilità storiche, per lui non è più possibile alcuna immediatezza. Vedete, da Gesù in poi non c'è per i discepoli alcuna immediatezza naturale, storica, di esperienza vissuta. Fine. Tra figlio e padre, tra uomo e donna, tra singolo e popolo si pone Cristo, il mediatore, che lo si riconosca o no. Per noi non c'è ormai altra via verso l'altro che non passi per Cristo, per la sua parola, per la nostra sequela. L'immediatezza è un inganno. A me non ci può non venire in mente tutto quello che la Chiesa ci ha sempre insegnato, i santi ci hanno sempre insegnato, il Vangelo ci ha sempre insegnato, per esempio, nella gestione, nella educazione dell'affettività nei rapporti tra i fidanzati e anche tra gli sposi. L'immediatezza è un inganno. Pensate quanto è ingannevole la proposta dell'immediatezza del rapporto tra il mio corpo e il corpo dell'altro. Sta qui il problema, l'immediatezza. E qui è a disposizione, è immediatamente disponibile. Il cristiano invece dice no. Lo so che è immediatamente disponibile, ma io scelgo di rinnegare questa immediatezza e di riconoscere la mediazione di Gesù tra me e te. E quindi cambia tutto. E quindi si capisce anche la differenza tra Madre Teresa di Calcutta e un filantropo. Madre Teresa di Calcutta, nel servizio all'altro, riconosce la mediazione di Gesù. Il filantropo no. Il rapporto immediato. Sentite cosa scrive. E poiché si deve odiare, sentite, poiché si deve odiare l'inganno che ci nasconde la verità, si deve odiare l'immediatezza nei confronti dei dati naturali della vita per amore di Gesù Cristo che è il mediatore. Ovunque una comunità ci ostacoli nel presentarci come singoli davanti a Cristo, ovunque una comunità pretenda l'immediatezza, la dobbiamo odiare per amore di Cristo. Infatti, ogni immediatezza è in modo più o meno cosciente odio contro il Cristo mediatore, anche e specialmente se vuole presentarsi come cristiana. Mi fermo qui, perché quello che poi verrà dopo sarà sicuramente ancora più denso, perché Bonhoeffer è un po' sempre così. Quindi preferisco fermarmi qua, perché è già tantissimo. Allora, vediamo di spiegare, anche se siamo un pochino oltre con i tempi. Allora, dunque, quindi. Nei vincoli più stretti della nostra vita, il vincolo di sangue, padre, madre, figli, fratelli, sorelle, amore coniugale, responsabilità storiche, come abbiamo già detto, non è più possibile alcuna immediatezza. Questo è quello che dice Gesù nel Vangelo che abbiamo
ascoltato ieri all'inizio del capitoletto. Quindi non c'è più immediatezza naturale, storica e di esperienza vissuta. Quindi tra me, mio padre, mia madre, mio figlio, mia moglie, la mia vita, quant'altro, si pone Cristo, il mediatore. L'immediatezza, in questa prospettiva, è un inganno. La via per arrivare all'altro passa, deve passare per Gesù, per la sua parola, per la nostra sequela. È un po' quello che, se vi ricordate, abbiamo già letto in Bonhoeffer quando ha parlato della vita comunitaria, no? Ricordate che abbiamo già fatto un ciclo di catechesi sulla vita comune. Quindi, ecco che Bonhoeffer ci spiega che cosa dobbiamo odiare. Come vi ho detto prima, non mio padre, non mia madre, ma l'inganno che ci nasconde la verità. E qual è l'inganno? L'inganno è l'immediatezza. E qui lui fa un affondo. Che credo è bene prendere e metterlo così, nel nostro portagioie. Chissà, un giorno ci potrebbe venire utile. Ovunque una comunità che ostacola il presentarci come singoli davanti a Cristo, una comunità che pretenda l'immediatezza, quindi che non metta più Gesù in mezzo come mediatore. Quindi ostacola la singolarità. È tutto quello che abbiamo detto fin qua. E che pretende lei, come il mondo, di avere un rapporto immediato con noi, col discepolo. Quindi, non volendo più la mediazione di Cristo, scrive Bonhoeffer, la dobbiamo odiare per amore di Cristo. Perché ogni immediatezza, qualunque essa sia, è odio contro il Cristo mediatore, anche e specialmente se vuol presentarsi come cristiano. Terribile, terribile. Eppure, uno dice, no, non è possibile che si crei questa cosa. Eppure, può succedere. È terribile perché è il rinnegamento totale e assoluto dell'identità di una comunità cristiana. Una comunità cristiana che si voglia porre come immediata nei confronti del discepolo e che non riconosca la singolarità del discepolo, con tutto quello che abbiamo detto sulla singolarità, di fatto è una comunità che odia Cristo, ostile a Cristo. E quindi dice Bonhoeffer, qui si applica il Vangelo alla lettera. Per amore di Cristo va odiata. Cioè va respinta. Perché vanta una pretesa che è anticristica, anti-evangelica. Perché sta rinnegando in radice la sua profonda identità, quella di essere cristiana. E allora, dice Bonhoeffer, in questo caso bisogna proprio odiare questa realtà, cioè prendere una distanza solenne e dire no, io non posso accettare nessuna immediatezza. Nessuna, perché in mezzo ci sta Cristo. Molto, molto bella questa cosa, eh?
assolutamente molto bella. E quindi, anche qui, no? Voi capite la, come tutti i conti tornano, no? Capite quanto Gesù nel Vangelo dice, ad esempio, attraverso, ad esempio, per quanto riguarda il sacramento della confessione, a coloro i quali rimetterete voi i peccati saranno rimessi. Vedete? Il sacerdote, qui ci sarebbe da aprire tutto un altro capitolo, il sacerdote che svolge all'interno della comunità questo ruolo di mediazione, perché nei sacramenti è in persona Cristo, svolge questo ruolo di mediazione tra il discepolo e Dio, perché in quel momento è in persona Cristo, non è il sacerdote tale e tal'altro che battezza, ma è Cristo che battezza. Non è il sacerdote tale e tal'altro che consacra, ma è Cristo che consacra. Non è il padre tale e padre tal'altro che assolve, ma è Cristo che assolve. Vedete? Lui sta svolgendo esattamente questo ruolo di mediazione. Nel momento in cui, attenti bene, nel momento in cui dovesse disgraziatamente accadere che non svolge più questo ruolo mediativo, e quindi conduce, o peggio impone, rinnegando la mediazione, impone un'immediatezza a qualunque livello, ecco, sta rinnegando radicalmente il suo mandato. Ecco che allora entra in gioco il Vangelo che abbiamo letto ieri, che è quello che Bonhoeffer cita di Luca 14:26, ecco che allora entra in gioco tutto il tema dell'odio. Odio come odio dell'inganno, perché l'immediatezza è inganno. E quindi per amore di Cristo va odiata, perché è una ostilità dichiarata verso il mediatore. E quindi vanno prese le distanze, bisogna dire no. No, perché niente può espellere, niente ha l'autorità, niente e nessuno su questa terra ha l'autorità per espellere, per rinnegare, per misconoscere, per, mettete i termini che volete, per non accettare, per rifiutare la mediazione di Cristo. Niente e nessuno. E qualora qualcuno qualcosa volesse avere la folle pretesa di rinnegare questa mediazione e di proporre un'immediatezza, dice Bonhoeffer, la dobbiamo odiare per amore di Cristo. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius e Spiritus Sanctus. Amen. Dio ci benedica e la Vergine ci protegga. Amen. Salutato Gesù Cristo, sempre salutato.